Paolo D'Agostino, responsabile dell'ufficio turismo IAT della provincia di Varese, qui a Porto Ceresio. Cosa promuovere, cosa valorizzare qui a Porto Ceresio? A Porto Ceresio non si può non valorizzare l'arte, la cultura, il nostro bellissimo lago, il paesaggio che abbiamo attorno. Non bisogna dimenticare che Porto Ceresio fa parte del sito paleontologico del Monte San Giorgio riconosciuto dall'UNESCO, pertanto all'interno di questa struttura è possibile ottenere informazioni su tutto questo, degli opuscoli sui musei della zona, tutto ciò che c'è da vedere, ma anche per la ristorazione, per il pernottamento, tutto quello che un turista, un visitatore del territorio ha necessità, di conoscere per muoversi, sul territorio stesso, quindi la navigazione del lago, piuttosto che abbiamo tutto questo materiale distribuito tra l'altro gratuitamente. Organizziamo anche escursioni guidate, gite in battello, escursioni a visitare la linea Cadorna, visitare il Monte San Giorgio e per chi volesse fare da sé c'è la possibilità anche di noleggiare delle biciclette per muoversi in zona.